come si è concluso il 2018 per l'azienda lauretana? Ma il 2018 direi che è stato un anno positivo, è stato un anno in crescita rispetto al 2017. Chiuderemo con circa 125-130 milioni di bottiglie prodotte e vendute ed un fatturato di circa 39 milioni di euro, con una crescita del 12% rispetto al 2017, sia in termini di volumi sia in termini di fatturato. 2017-2018 sono stati anni importanti a livello di politica internazionale, Cina, Stati Uniti, la Brexit, i dazi, problemi per la Lauretana che è anche un'azienda internazionale. Ma per quanto riguarda gli Stati Uniti, noi abbiamo due importatori sulla costa occidentale degli Stati Uniti, uno a Santa Monica e l'altro a San Francisco. Tra l'altro proprio nei prossimi giorni ci sarà una fiera a San Francisco, il Winter Fancy Food, che faremo con il nostro importatore di San Francisco. Non abbiamo per il momento avuto nessun tipo di problematica relativamente all'importazione negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la Brexit, abbiamo un importatore a Londra e siamo in attesa di capire che cosa succederà dopo la fine di marzo, quando la Gran Bretagna si staccherà dall'Unione Europea. Se ci sarà un accordo, penso che probabilmente non cambierà molto. Se non ci sarà nessun accordo, come purtroppo pare sia la cosa più frequente, andremo a capire e a vedere che cosa succederà. Relativamente alla Cina, abbiamo un importatore che acquista normalmente, per ora anche con la Cina non abbiamo nessun tipo di problema, speriamo di proseguire in questo modo, ecco. La Lauretana, che è una storica azienda di Graglia, ha quante persone da lavoro? Ma attualmente i dipendenti diretti sono 70, in più ci sono i dipendenti che si occupano della manutenzione, che non sono dipendenti diretti ma sono di una ditta con la quale abbiamo un contratto, più i trasportatori. Quindi complessivamente diciamo che attorno a questo sito girano più di un centinaio di persone, 100-110 persone. Nelle prossime settimane, ma in realtà nei prossimi mesi, si andrà a votare in Italia, alle regionali, alle comunali, alle europee. Cosa chiede un'azienda come la Lauretana alla politica italiana, ma anche quella biellese? Beh, cosa chiede? È difficile da rispondere. Ma la cosa importante è avere poca burocrazia, essere snelli diciamo nella richiesta di permessi sia per fabbricare sia per nuovi impianti. Quindi quello che si può chiedere alla politica è di essere snella e flessibile, senza voler parteggiare per una parte piuttosto che per un'altra. Cioè, le aziende hanno bisogno di risposte immediate, hanno bisogno di non avere dei tempi lunghi, perché oggi il mondo viaggia ad una velocità molto 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 spedita, quindi non possiamo aspettare mesi o anni per avere delle risposte. Quello che chiediamo è di essere veloci nelle risposte, poi che vengano da una parte o dall'altra non è compito mio ovviamente schierarmi per l'uno o per l'altro, ecco. Invece di anni avete dovuto aspettare per vedere la strada aggiustata, la Sordevolo Graglia. Ecco, ad esempio la circonvallazione di Graglia era stata costruita all'inizio degli anni 2000, è stata aperta 3-4 mesi e poi è stata chiusa per 15-16 anni. Fortunatamente dal mese di novembre di quest'anno è stata riaperta e per noi è una cosa diciamo molto positiva, e anche per gli abitanti sia di Graglia e di Muzzano, che si vedevano transitare i mezzi pesanti. Noi mediamente qui nello stabilimento mediamente siamo dai 30 ai 35 autotreni al giorno, si vedevano transitare questi mezzi pesanti all'interno del centro di Graglia e del centro di Muzzano. Quindi per noi è stato per noi e per la popolazione, ritengo, sia di Graglia che di Muzzano, è stata un'opera molto importante, ecco. Una novità per la Lauretana nel 2019.
Ma l'Euretana nel 2019, come ha fatto negli anni passati, continuerà diciamo con una politica di investimenti sia a livello di impianti sia a livello di nuovi formati. Tra l'altro dal mese di febbraio usciremo con un nuovo formato per la ristorazione, con la sostituzione di tutte le bottiglie marchiate Pininfarina, bottiglie di vetro a rendere, perché noi crediamo molto negli imballi a rendere. Produciamo la plastica perché siamo costretti a produrre le bottiglie di plastica, perché oggi, se vuoi essere presente in grande distribuzione, devi avere degli imballi a perdere. Però riteniamo che l'imballo a rendere sia decisamente importante sia per il consumatore sia per l'ambiente. Voglio solo fare una piccola parentesi: noi, il nostro primo cliente è un importatore che abbiamo in Germania, facciamo più di 10 milioni di bottiglie. Il 90% di questi 10 milioni di bottiglie sono fatti da imballi a rendere. Numeri importanti. Ringraziamo quindi il dottor Giovanni Vietti, Paolo Labua, News Biella.